questo punto della consigliatura, ci avviciniamo alla fine di questa esperienza ed era opportuno secondo me fare il punto della situazione con la gente, con la città, con chi mi ha permesso di vivere questa esperienza di 5 anni. Quindi era un bilancio non tanto le cose fatte, perché quello lo faremo, lo stiamo preparando, lo racconteremo nella maniera migliore possibile tutto quello che c'è da raccontare, lo faremo vedere, lo documenteremo. Questo è un incontro anche un po' più personale, più intimo e voglio dire anche un modo per dare, oltre che un dato su quella che è stata la mia esperienza, anche fornire degli elementi per quello che sta per succedere. Cioè, ho fatto le scelte nei giorni scorsi, si sta muovendo il mondo politico intorno e quindi è il momento di vedere come quale direzione prendere, con chi provare a fare alleanze e giustificare, spiegare un po' tutte le cose che sono state dette in questi ultimi giorni. Preferisco farlo così, pubblicamente, davanti alla gente, senza filtri, con la consapevolezza che di qui in avanti inizierà la vera campagna elettorale. Sindaco, lei chiederà il sostegno di partiti, di movimenti civici? Ma io ho già detto che ho fatto una scelta con riferimento ai partiti, appunto di starne lontano in qualche modo, cioè non il mio progetto politico non prevede il sostegno di partiti politici, prevede viceversa la possibilità di avere delle alleanze con movimenti civici, con associazioni, con gruppi che si muovono da tempo nella città, che lo fanno con profitto, che lo fanno con dedizione. Io sinceramente non ho visto molti partiti politici in città, se non nelle settimane che precedono il voto. Non mi sembra che sia questo lo spirito con cui la Costituzione della Repubblica descrive i partiti, come ente intermedio, come organismi intermedi che devono servire da collegamento tra la comunità, tra la gente e le istituzioni. Mi pare che questa ragusa succeda poco. Con Fratelli d'Italia una chiusura definitiva? Ma io ho detto, non con Fratelli d'Italia, ho detto che preferisco proseguire questa esperienza senza partiti, né di un tipo, né di un altro, né di destra, né di sinistra, né di centro, cioè è una scelta di campo che va nella direzione del civismo puro. Vabbè, parliamo di civismo, è chiaro che Giorgio Massari, la Ragusa prossima, è già uscito in un'intervista, parla di interlocuzioni prioritarie con Cassì. Cassì cosa risponde? Che stiamo parlando, sicuramente, ci siamo visti più volte con lui, ma anche con altri esponenti, con altri rappresentanti di movimenti civici. Non abbiamo ancora concluso, come lo stesso Massari ha detto, accordi, non sono state stabilite regole di ingaggio cosiddette, dovremo rivederci. Chiaro che noi non partiamo da zero, noi partiamo da tutto quello che è stato fatto in questi 5 anni ed è tanto, veramente tanto, come ho detto prima lo racconteremo adeguatamente, partiamo da quello che si è fatto per andare avanti, migliorare, accettare eventualmente proposte anche diverse su scenari nuovi che possono aprirsi. Quindi si parte dalla continuità amministrativa? Ma la continuità amministrativa per un sindaco uscente mi sembra il minimo, mi sembra che non si possa assolutamente derogare da questo principio che mi sembra naturale e non credo che nessuno mi chiederà una discontinuità amministrativa, se lo dovesse fare va bene, ne prenderò atto, però è chiaro che questa amministrazione ha un'impronta precisa, un'impronta del fare, votata alle cose, ai problemi da risolvere, alle soluzioni di questioni che riguardano la città, la comunità, i miei concittadini. Penso che ci siamo molto spesi in questa direzione, penso che si può fare ancora tanto, penso che ci sono prospettive che possono guardare anche a situazioni nuove, diverse, penso che bisogna dare una visione, prospettare ai cittadini una visione anche nuova, in continuità con quello che è stato fatto, ma magari anche con scenari che tengono conto anche delle sfide della modernità, cui non possiamo sottrarci. In estate tantissime problematiche.